nuovo video. Qua chi è? Charlotte. E oggi siamo qui, da come avete già letto dal titolo, perché passeremo 24 ore mamma. E bene, sì, non ho ora una bambina. Ok, ora ce l'ho. È un bambolotto che mi ha dato la cicogna in questo momento. Sì, me l'ha data proprio la cicogna. E quindi è lei. Ha gli occhi tipo bellissimi, ce l'ha tipo celesti, verdi, guardate. E mi piace un sacco. Ora mettiamola qui. Vedevo che andava molto di moda su YouTube. Anzi, va ora di moda su YouTube. Quindi ho deciso di farlo anch'io. E insieme a noi ci sarà anche la sua sorella maggiore, che ancora non gli ho dato un nome e ci ho pensato solo ora. Quindi ragazzi, consigliatemi un nome per lei giù nei commenti, e quindi ne sceglierò uno, il più bellino. È arrivato il momento di dare il cibo alla nostra cara bambina, che devo dare anche a lei un nome. Come la possiamo chiamare? Che nome gli posso dare a questa mia bambola? La faccia di fenicottera, sì! Proprio così, è una fenicottera nata, vedete? Infatti è nata ora. Ed è fenicottera, sì! Ora è arrivato il momento però di dargli il cibo, e ho tutto l'essenziale che ci può servire per questo video, perché io sono una mamma responsabile e sono anche una brava mamma. Dentro abbiamo l'acqua, una fascia per i capelli. Vediamo come ti sta. Oddio, ti sta benissimo. Che carino. Oddio. Non ho visto nulla. Vero? Tu non hai visto nulla, fenicottera, vero? Tu stai ferma. Ok, allora, qui abbiamo fazzoletti rosa con i pallini bianchi, bavaglio, che ora ti metterò, non questo, ma questo che è più grande. Voilà, fatto. E mettiamogli anche tutti i biberon che ho preso per lei, e i calzini. Ok, mettiamogli questo. Perfetto. Poi mettiamogli anche questo. Perfetto. Quindi, finito di mettergli le cose, ora il cibo. In realtà sarebbe cibo per gli uccellini. Che puzza. Però è per gli uccellini. Facciamo finta che sia per i bambolotti barra bambini. Ok. Perché deve venire una pappina. Ta-da! È il momento che te mangi. Ok. Mangia. No, 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 no. Forse noi non ci siamo capiti. Tu devi stare ferma lì. Ok. Se vi siete chiesti perché l'ho buttato per terra, è perché, visto che lei non mangia, lo devo appoggiare da qualche parte. Quindi ho finito il cibo, brava! No, non piangere. Vieni, non piangere. Brava, non piangere, tranquilla, tranquilla. Non avere paura di lei. Aspetta che ti metta a posto, sennò poi... Brava. Non piangere, shh, calma, calma, calma. Quando ha finito lei di mangiare, poi lo mangio anche te, va bene? Frate, hai già mangiato tanto, sì. Non piangere, tranquilla, tranquilla, brava. Ho problemi mentali, mi sa. Parlo con le persone che non esistono. Lei per esempio è una bambola e sto parlando con lei. Ho le illusioni ottiche, mi vedo lei che si muove, cioè non ha senso. Ho bisogno di una psicologa. Il mio momento è arrivato. In realtà non sto piangendo, solo che ho il sole negli occhi e mi brucia. Ok, va bene bambola, vola. Ok, no, tranquilla, volo, niente più volo. Leviamo il bavaglino, ok. E ora è arrivato il momento di giocare. Ora ci troviamo nell'area giochi e prendiamo un regalo, perché gli ho fatto anche un regalino per la mia figlia per un giorno. Guarda, questa ciabattina, guardate. Andiamola ad aprire. Oh, un gufo! Ti piace? Sì, ha detto. È tipo un gufo con la coccinella. Ok, questo qui è il gufo. Ha la
coccinella che li porta fortuna. No, 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 ferma, ferma, ce l'ho anche per te un regalo, scusa, me l'ero dimenticata. In realtà era per lei, però... Tieni, stai ferma. Guarda, bello, ti piace? Quindi, io ho sempre la maschera pronta per te, cioè te la posso mettere e ti metto in garage. Ok, perfetto, penso abbia capito. Prendiamo questa macchinina qua. E comunque io adoro questa macchinina, la Ferrari. E... la Ferrari telecomandata. Guarda ora come vola questa Ferrari. Non vola, cioè sta per terra, però guarda come vola, eh. No, devi stare ferma, capisci? Devi stare sempre ferma. Brava, brava, non piangere. No, non piangere. Ok, ragazzi. Ok, non sono così. Bene, allora, sto cercando di portare lei nel passeggino, la mia fenicottera, però è un po' basso e quindi devo fare così. O questo passeggino è basso o io sono troppo alta, una delle due. Ok, mettiamoli la cintura, non abbiamo il seggiolino e quindi ecco la cintura. Ok. Ah, voilà, perfetto. Piove! Che salta presa? È possibile che a te la cintura non ti va? Cioè lei è più piccola di te e gli va meglio. Vabbè. Ok, perfetto. Ecco, siamo arrivati a fare la passeggiata mamma e figlie. Ah, che bella famiglia che siamo! Tutte e tre insieme! No, c'è un fiore rosso, aspetta, aspetta. Tienila, tienila, tienila. Fermo. No! Fermati! Ora mi devi spiegare perché l'hai lasciata. Ok, ragazzi, mi trovo in macchina, siamo appena partiti. E accanto a me c'è la bambola. Perfetto, la mia fenicottera. E gli andrò a comprare qualcosa per lei. Quindi ci vediamo dopo, ciao. Bene ragazzi, siamo arrivati al supermarket. Ecco, e devo scegliere tra tre borse perché tutte e tre hanno il fenicottero e sono bellissime. Allora, questa. Ok, super carina. Questa è questa e questa. E sinceramente a te quale ti piace? Quella? Va bene, dai, prendiamo questa. Mettiamola dentro. No, no, ok, ora no, poverina. Ragazzi, però io mi vergogno, chissà la gente cosa pensa di me. Tra l'altro ha perso anche un calzino. Eccoci qua. Ora la metterò qui dentro. Vediamo. Bambola, così sta comoda nella mia borsa. Sono tutta così pimpante perché ora non c'è nessuno in questa parte qui e quindi è appena passata una persona al posto del passeggino. Ragazzi, sentite tipo un shh in sottofondo? È la pioggia, cioè c'è tipo un sacco di pioggia fuori e dovevo fare una parte di questo video fuori, quindi non so come faccio a farlo, cioè wow, che bello, vero? Sì, che piove, wow. Guarda, visto che sono una brava mamma, ti compro un giocattolo bello adatto a te. Guarda, qui c'è le macchine, no, da maschio, via. Ok, qui c'è tutta questa roba. Oh, quale vuoi? Questo? Vuoi questo? Questo vuoi? Ma certo che te lo compro, così poi lo metto in camera mia, grazie. Anche questo vuoi? Certo, tutto questo. Oh, anche questo? Sì, tutti, tutti, tutti. Vero, telecamera, me li compri? Anzi, ce li compri? Oh, finalmente a casa, senza la gente che mi guarda male. Ora andiamo a dormire perché si è fatta sera, fuori c'era un sacco di gente, tutto casino ed è passato un sacco di ore. Quindi ora ci andremo a dormire
tu fai la brava perché devi stare ferma, cioè, capito? Dormirete insieme, voi due, cioè, tutte e tre insieme. E quindi è arrivato il momento di cambiarsi. Eccomi qui. E come potete vedere sono già pronta, sempre con questi fiocchini, ormai mi addormento così. E qua ci saranno le bambole che ora andrò a mettere sotto il letto. E sarà impossibile perché con questa qui è impossibile metterla. Vabbè, ma questa qui è troppo carina, guardateli la faccia. Ok, questa qui è dentro, ora lei la metterò qui e io starò in mezzo. Buonanotte. Mi ha fatto svegliare. Ah, come ogni notte che provo a dormire con lei. Ora le ho messo la benda. Guardate, vedete? E almeno sta ferma. Lei è pure caduta e lo sta piangendo. E con la bambola lì devo cercare di stare ferma perché, cioè, no. Io spero che quella benda funzioni ancora. E buonanotte per la seconda volta. Dormi. Ho fatto svegliare. E anche a me ha fatto svegliare. Buongiorno! Ora ragazzi dovrò andare a scuola, la bambola non si è più mossa da quando gli ho messo la benda. E andrò a scuola, quindi ragazzi iscrivetevi al canale YouTube, Charlotte in punto, su Instagram mi chiamo charlotte_bassa_29 e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E mettete like!